Buonasera a tutti, cari amici, come va? Intanto vi auguro un buon fine settimana, un buon riposo e vorrei fare un breve video con questa domanda. Questa persona mi ha dimenticato? Mi ha dimenticata? Cioè, parliamo qui di una relazione che è finita da un po' di tempo. Non probabilmente finita ieri, quindi dove sono passati almeno dei mesi, e ci chiediamo se questa persona si è dimenticata di noi. Quindi parliamo di una situazione in cui la persona non la vediamo più, sappiamo qualcosa di lui o di lei dai social, ma o per altre vie traverse, ma non abbiamo più né visto né sentito questa persona da mesi, diciamo almeno 6 mesi, ecco, e oltre, quindi andiamo anche a differenza di anni. E vogliamo sapere se questa persona ci ha dimenticati o dimenticate, oppure se ci pensa ancora. Questa è la domanda. Facciamo una variante unica. Curiosiamo nella testa di questa persona e vediamo se ci ha dimenticati o dimenticate, oppure se ancora ci pensa e in che modo ci pensa, no? Giusto per sapere. Allora, intanto vediamo se ci ha dimenticati o dimenticate la persona. Vediamo un po' con i tarocchi marsigliesi se questa persona ci ha dimenticato. Le carte sono belle grandi. Allora, vediamo fondo mazzo cosa abbiamo. La giustizia. La giustizia. La giustizia mi fa pensare che questa persona a cui voi state pensando potrebbe essere divorziata o separata, che voi poteste essere separati da questa persona, che potrebbe essere la persona con cui siete separati, o che questa persona si è separata da qualcun altro, ma dove in qualche modo c'è stato un qualcosa di questo tipo, oppure che questa persona è sposata e ha una relazione con un'altra persona. Sono le casistiche quando esce questa carta, oltre a tutte le altre, ma queste parlando di relazioni. Ora vediamo effettivamente se questa persona vi ha dimenticati o no. Dimenticate o no, l'imperatrice. Scusate, la temperanza, mi sembrava l'imperatrice, no, la temperanza, perché dal coso, chissà perché pensavo, no, è la temperanza, il 3 di coppe e il re di bastoni. Quest'uomo, secondo me, tornando a parlare della giustizia, che è la carta che è venuta prima, in base a quello che vedo qui da queste 3 carte, secondo me per 3/4 di voi ha una relazione con un'altra donna ufficiale, forse anche dei figli. Ed è con questa carta della temperanza, credo proprio che sia passato parecchio tempo che voi non la vedete. Ok, questa è la situazione. Un segno zodiacale, il re di bastoni potrebbe essere Ariete, Leone o Sagittario, o avere l'ascendente in uno di questi segni. Vediamo se quest'uomo, che probabilmente ha già una relazione ufficiale, questo re di bastoni, una persona sicuramente molto egocentrica, che pensa prima a se stessa e poi agli altri, diciamo che quando c'è stata la relazione, perché ovviamente parliamo di relazioni al momento già concluse, perché la domanda è se vi ha dimenticato o dimenticate, questa persona effettivamente era, forse ancora è, ha una sposata, quindi ha una relazione ufficiale, e ha agito, diciamo, con voi in maniera molto egocentrica, probabilmente non vi concedeva tanto tempo a causa dei suoi impegni. Poi probabilmente a lungo andare la situazione si è
interrotta, devo presumere. Ed è passato del tempo, secondo me, il tempo però in cui voi e lui, soprattutto voi, siete andati avanti, diciamo, per la vostra strada e avete ripreso, diciamo, siete guarite, per così dire, e avete ripreso, la vostra vita e avete avuto anche dei successi nella vostra vita, avete ripreso le redini della vostra vita con grande successo, con grande tenacia, perché siete delle donne molto forti, siete guarite in un certo qual modo. Avete trovato il giusto equilibrio, però questa persona è rimasta nel vostro cuore, nonostante tutto. È per quello che volete sapere se vi ha dimenticato o dimenticate. Se siete uomini, rivolgetelo dall'altra parte. Quindi adesso vediamo però se questa persona, vista la premessa, ovviamente se non mi corrisponde a questo punto lasciate andare, ma per chi si riconosce vediamo se questa persona vi ha dimenticato oppure no. Abbiamo l'otto di denari. La regina di coppe. Il matto. Sinceramente non credo che questa persona vi abbia dimenticato o dimenticate. Ancora vi pensa. Anche lui ha ritrovato il suo equilibrio e tutto quanto, però vi pensa. E ogni tanto non vi nascondo che pensa di mandarvi un messaggio. A volte lo scrive, ma poi lo cancella per i fatti perché che sono accaduti fra di voi, perché devo presumere che la relazione sia ufficialmente finita, secondo me. Per lui comunque siete ancora la sua regina di coppe, quindi ancora dei sentimenti nei vostri confronti. Questo è. Vediamo adesso cosa pensa, perché non vi ha dimenticati, ma che cosa pensa di voi. E se è vero che non vi ha dimenticati o dimenticate, perché non fa un passo verso di voi, almeno per provare a vedere se ancora siete disponibili nei suoi confronti, nonostante che abbiamo detto sia già impegnato con un'altra persona. Vediamo. Vorrei dare il tuo nome a una stella, quindi questa persona a questo punto vi ha praticamente idealizzato, anche perché è tanto tempo che non mi vede, quindi vi ha idealizzato come se per lui foste una stella lontana e fredda, no? Perché è passato del tempo e non sa più cosa fate e non vi siete più parlati. E dice non riesco a chiudere però, quindi continua a pensare e dice non riesco. Non riesce a lasciarvi andare, siete sempre nella sua testa, nonostante tutto. E non riesce a dirvi, non riesco ad aprirmi, non riesce a dirvi quello che sente. Probabilmente pensa che voi lo abbiate invece già dimenticato. Supponiamo un mattino tu ti alzi e ami me, quindi ancora decisamente vi pensa. Sei bella come il sole del mattino, probabilmente guarda qualche vostra foto o magari le foto che avevate fatto insieme vi pensa, vi ricorda con nostalgia. Sono stanco di aspettarti, quindi presumo che in questo tempo questa persona abbia pensato che voi avreste fatto qualcosa nei suoi confronti, ma voi non avete fatto un tubo di niente e secondo queste carte non avete intenzione di fare nulla verso di lui, cioè voi primo passo verso di questa persona non ne volete fare per nulla, secondo me. Né questa persona, essendo una persona piuttosto egocentrica, vuole farne, no? Vorrebbe che foste voi, però poi qui dice ti scriverò molto presto. Come vi dicevo, quello che vi dicevo prima, no? Che avevo la sensazione che lui scrive il messaggio e poi lo cancella, scrive il messaggio e poi lo cancella perché poi alla fine non lo invia. Però vorrebbe farlo, vorrebbe scrivervi. Mi fai sentire vivo. Ecco, direi che decisamente per questa persona non vi ha dimenticato, dimenticate. E siete ancora fortemente nei suoi pensieri, però poiché è una persona che è un po', diciamo, un tipo che, come possiamo dire, non vuole far vedere, insomma, non vuole farsi vedere che, di essere il primo che fa il primo passo, ecco, non vuole fare il primo passo, quindi aspetta che lo facciate voi aspettate che lo faccia lui e vi trovate così.
che non, probabilmente non vi sentite da mesi. Vediamo se un incontro con questa persona lo avrete, se per caso, oppure dietro un messaggio che arriverà. Però io credo che voi non abbiate nessuna intenzione di farvi, per cui presumo che se eventualmente sarà lui che lo farà con voi. Vediamo se questo incontro tra di voi comunque ci sarà, qualunque che sia la situazione. Ci sarà finalmente questo incontro, visto che questa persona non vi ha dimenticato o dimenticate, ci sarà questo incontro. Vediamo se c'è l'incontro tra voi e questa persona. Spingersi al limite. Flessibilità. Sì, praticamente uno di voi due, o entrambi, o solo lui, io credo lui, a un certo punto diventerà più arrendevole. E si spingerà al limite, vuol dire che andrà oltre quello che lui pensa o quello che lui vorrebbe fare, proprio per sapere se voi pensate ancora a lui, per sapere se archiviare o no la vostra storia. E quindi farà un passo e vi chiederà probabilmente un incontro. Poi sarete voi a decidere cosa fare, perché per lui è spingersi al limite. Perché quel carattere che ha, molto egoista, molto così, molto testardo, eccetera, sarà per lui già difficile fare questo passo, però lo farà, lo farà. Vediamo anche l'iniziale del nome e del cognome di questa persona. La S di Sergio. La M di Marco, la G di Giorgio, la F di Fabrizio, la O di Oscar, la L di Luca, la C di Christian, la V di Vittorio, la A di Alex e per ultima la P di Paolo. Vedete voi se vi corrisponde qualcosa. Va bene, io spero in qualche modo di avervi dato un aiuto e noi ci vediamo la prossima volta. Buone feste da Perla. Ciao!